di cui lei accennava, e dall'altro invece un paese reale in cui, ripeto, si scontra un po' ancora il permanere di una società verticale e in cui sembra che sia premiata più la furbizia che l'onestà. E da questo punto di vista, l'ultima domanda tra le domande, lei dice che vi è all'interno di chi rispetta le regole e di chi fa parte della società orizzontale un po' di rassegnazione. Questa rassegnazione che però, per l'appunto, è anche il dire cosa posso fare io come cittadino di fronte a un sistema in cui la politica mi dà questo insegnamento, la formazione mi dà questo insegnamento, il parrucchiere mi dà questo insegnamento, l'amministratore mi dà questo insegnamento. C'è il permanere un po' di rassegnazione anche del cittadino che potrebbe, da questo punto di vista anche il significato di questa scuola e credo anche della sua esperienza, potrebbe e deve agire affinché la società che noi viviamo nelle piccole esperienze sia realmente una società orizzontale e uguale per tutti. Lei ha, come dire, anche dalla sua esperienza di pubblico ministero, ha riscontra questa contraddizione, il permanere di questa forte contraddizione nel nostro sistema, paese. Beh, è certo che ce l'ho, cioè mi sono dimenticato la magistratura per quello, no? Secondo me non c'è bisogno che lo dica io, perché lo si vede. Io posso farvi qualche esempio che aiuta, no, a verificare come andiamo tendenzialmente un po' tutti verso l'applicazione di regole della società verticale, no? Io non lo so se all'interno della famiglia esistano veramente opportunità pari tra i maschi e le femmine. E adesso mi sta venendo in mente la magistratura. In Cassazione ci sono una cinquantina di presidenti di sezione della Corte di Cassazione, no? Sì, credo che siano proprio, dovrebbero essere 52, una cifra del genere. Quante sono le donne presidente di Cassazione, di sezione della Cassazione? Una. E quante sono le donne in magistratura? Ormai sono quasi tante quante i maschi, più o meno. Allora cosa vuol dire questo? Vuol dire che esiste una discriminazione. La sostanza del discorso è una discriminazione tra maschi e femmine, perché è abbastanza impensabile che, essendo più o meno pari il numero, siano soltanto i maschi quelli in grado di dirigere una sezione della Cassazione, no? Per dire. Ma quanto succede che... anche inconsapevolmente, molto inconsapevolmente, si vada verso l'applicazione delle regole, quelle non ufficiali, quelle che non esistono, no, formalmente, della società verticale. A scuola, quando parlo ai ragazzi, mi succede spesso di fare due esempi che trovano una condivisione amplissima, direi unanime, dei ragazzi, a proposito dei comportamenti da società verticale, che sono l'applicazione di regole tramite le quali ci si mette in scala, no? C'è chi può e chi non può. Uno riguarda i telefonini. È giusto, giustissimo, sacrosanto che gli insegnanti vietino ai ragazzi di tenere accesi i cellulari durante le lezioni. E però succede che qualche volta gli insegnanti invece il cellulare lo tengono acceso. E questa è una discriminazione. Così come succede che quando, questo succede sempre, è anche giusto anche questo, che quando i ragazzi arrivano in ritardo, si prendano la nota, debbano comunicarlo, far firmare la nota dai genitori, che vuol dire comunicarlo ai genitori, e magari i genitori sono convocati qualche volta. Mentre se arriva in ritardo un insegnante, il più delle volte succede che l'unica conseguenza è uno "scusate ragazzi, ma c'era troppo traffico, c'era un sacco di traffico, non sono riuscito ad arrivare in tempo". E
questa è un'altra discriminazione. E guardate che coi comportamenti si insegna molto, 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 molto di più che con le parole. E quando le parole e i comportamenti sono incoerenti, gli uni alle altre, si insegna anche un'altra cosa, che è l'ipocrisia. E allora, chissà quanti esempi si potrebbero fare, no? Ma questi comportamenti hanno poi una serie di cioè io credo che sia molto spiegabile, cerco di farlo nel libro, il perché non si sia capaci di guardare alle regole che danno a tutti le stesse possibilità. E allora è necessario, io credo, proprio approfondire questi perché e cercare di superarli. Ce ne sono tanti. Un pochino la tradizione. Se l'umanità è andata sempre avanti organizzandosi verticalmente, allora quando ci si guarda indietro ci si convince che non esiste altra possibilità. E poi l'interesse a mantenere i privilegi che si hanno. Una grandissima paura della libertà. Perché molto spesso il sistema della società verticale è accettato anche da chi sta sotto, da chi ha meno diritti e più carichi. Perché? E perché? Perché c'è una gran paura della libertà. E noi ci riempiamo la bocca con questa parola, no? E poi però quando si tratta di praticarla, la libertà, non sempre lo si vuole. Perché chi è libero? È libero chi sceglie. Chi non è libero non può scegliere, perché non è libero. Chi è libero sceglie. E però cosa consegue alla scelta? La responsabilità di quello che si è scelto. E la responsabilità molto spesso non la si vuole. E allora si preferisce star sotto a qualcuno che scelga al posto nostro. E poi c'è questo guardare soltanto alla immediata, al domani, al momento immediatamente successivo, no? Allora quegli apparenti privilegi, perché molto spesso sono soltanto apparenti, no? Che sono il frutto di un'organizzazione verticale, li vediamo subito. E quel che sta un pochino più in là non lo si vede mai. Poi sapete quanti proiettili vengono prodotti all'anno nel mondo? 12 miliardi, che è una cifra suggestiva perché noi siamo 6 miliardi, quindi 2 a testa. Ma questo è poco o niente rispetto al numero delle testate nucleari attive che ci sono nel mondo, che sarebbero capaci di distruggere il pianeta n volte. È il frutto di che cosa una produzione così esasperata di armamenti? Di una società che considera le persone strumenti. Di una società verticale. Perché in una società verticale le questioni si risolvono tirandosi le bombe addosso. Perché le persone non hanno valore. Non è un caso che l'Italia ripudi, la Costituzione dice l'Italia ripudia la guerra come strumento d'aggressione, come strumento di soluzione di controversie internazionali, perché è una conseguenza logica di quel punto di partenza secondo il quale la persona ha un valore, e se la persona ha un valore non gli si può buttare le bombe addosso, non le si può condannare a morte e non le si può buttare le bombe addosso, perché si negherebbe il valore della persona se fosse consentito privare la persona della sua esistenza. E allora, quello non lo vediamo. Non vediamo neanche, anche quello è un risultato della società verticale, in cui le posizioni sono differenziate. Non vediamo neanche l'uso così maldestro delle risorse. Io mi stupisco sempre, ma tutte le volte che ci penso, e ci penso praticamente una volta al giorno almeno, perché più o meno una volta al giorno io sono in una scuola o in un circolo o in occasioni come questa, mi stupisco sempre moltissimo di come sia necessario un ordine del sindaco perché le persone che sanno quanto è inquinata l'aria che respirano lasciano a casa l'automobile.
Oh, anche questa è paura della libertà. Sceglie il sindaco, lo saprà lui bene, no? Anche se basta leggere il giornale. Perché tutti i giorni si conosce la condizione dell'aria, del posto in cui viviamo. Si nota soltanto il vantaggio consistente nel fatto, ovviamente c'è chi l'auto la deve usare necessariamente per lavoro, ma quante persone... Io quando andavo, i miei figli sono un pochino più grandi, non tantissimo, però quando li accompagnavo a scuola, erano masse di automobili, no? Anche delle persone che stavano a 100 metri, 200 metri dalla scuola, era un must, no? Credo che sia così un pochino dappertutto. Si vede il vantaggio del non far fatica per quei 100 metri, 200 metri per accompagnare i figli a scuola, per andare a prendere il giornale, per andare a prendere il caffè, per fare la spesa, tutto quello che volete, no? Si vede il vantaggio del momento e non si riesce a guardare un pochino più in là. Ci sono tutte queste cose, ce ne sono anche altre, che ostacolano la creazione di una società orizzontale. E sono tutte cose che riguardano noi, che abbiamo questa tendenza forte a sfuggire dalle responsabilità nostre e tendiamo sempre ad accollarle ad altri, è sempre colpa di qualcun altro, è colpa del legislatore, è colpa del governo, è colpa della magistratura, è colpa della scuola, come se la scuola fosse una cosa diversa dagli insegnanti che ci lavorano, del personale amministrativo, dei commessi, come se la magistratura fosse un ente astratto che non coincide con i magistrati, gli avvocati, i cancellieri, gli imputati e via dicendo. E allora, se non ci assumiamo le nostre responsabilità, la società necessariamente diventa verticale. Bene. Spero di aver risposto esaurientemente anche a questo. Cosa facciamo? Andiamo ancora un po' avanti. Non lo so, forse è il caso che diamo la parola a loro, sì, adesso. Sono d'accordo. Io allora, volevo dire soltanto, prego. Scusate, una cosa, perché se non si accenna anche a quello si ha un'idea, secondo me, parziale del libro. Una delle cose che forse la cosa che approfondisco di più, il libro sono 150 pagine, 30 capitoli, tutti capitoletti abbastanza corti. I capitoli più lunghi e il maggior numero di capitoli dedicato allo stesso argomento riguarda la sanzione, e cioè la conseguenza della violazione delle regole. Perché io credo che anche per quell'aspetto sia necessaria una coerenza di sistema. E così come è intesa oggi, la sanzione, o meglio la pena, è un'espressione assolutamente tipica della società verticale. Io dedico un po' di pagine alla illustrazione di possibilità diverse rispetto al sistema che seguiamo oggi. Volevo soltanto accennare a questo. Se ci sono domande, sono qui. Allora, c'è la signora là, Massimo, quella signora. Alzi la mano. Ecco. Le diamo il microfono. Poi c'è un signore lì. Sì. Mi raccomando la brevità. E le ultime parole che ha detto, non le ultimissime, le ultime quando chiudeva, sono un po' la soluzione per toglierci da insomma, la situazione attuale che stiamo vivendo, nel senso che ognuno si fa una piccola cosa e cambia il mondo. È questo che voleva dirci. Esatto. Grazie. Era una domanda, guardi, fossero tutte così le domande? C'è un signore qua, alzi la mano, grazie. Spero di essere rapido.
Speriamo anche noi. Sì, una molto attuale. Prendo spunto da un articolo di Curzio Maltese su Repubblica del 1 luglio, che a sua volta prendeva spunto da un libro del giudice Scarpinato, che a Palermo ha raccolto un po' l'eredità di Falcone e Borsellino, che diceva che c'è stato uno che è diventato Presidente del Consiglio, mi perdoni, ma... che comunque ha detto che quel tale Mangano è stato un eroe, ricordando che Mangano si è beccato una condanna all'ergastolo perché tre omicidi erano riconducibili a lui. Ha detto Curzio Maltese, in un paese normale questo si sarebbe giocato tutte le possibilità di carriera politica. Quindi questa è la prima considerazione che io le voglio fare. La seconda è un'altra più lunga, più lontana. Nell'aprile del 94, perdonatemi, c'è chi nel portafoglio tiene i Santini, io invece tengo delle dichiarazioni che così mi fanno piacere. Tiziana Parenti nell'aprile del 94, forse perché non divenne ministro di giustizia, disse: c'è un problema di democrazia all'interno di Forza Italia. Cioè, non si fanno elezioni, c'è una persona che decide quali sono gli organi dirigenti, eccetera, eccetera. Ecco, io chiedo una considerazione a lei e la ringrazio. Beh, non so cosa dirle, perché io non ho mai partecipato a nessun partito politico, quindi non lo so se è vero o non è vero. Però io una cosa la voglio... Stiamo cominciando a litigare io e questa cosa. Una cosa invece credo che sia importante. Secondo me è proprio importante cercare di guardare a quello che si può fare, no? Noi tutte le volte in cui diciamo che la responsabilità è degli altri, poi restiamo immobili, no? Io sul primo argomento voi vi ricordate Helmut Kohl? È scomparso. Perché è scomparso? Aveva fatto delle cose egregie, eh? È scomparso perché i cittadini tedeschi non volevano essere amministrati da una persona che aveva preso soldi per il partito. E secondo me è necessario guardarsi un pochino, vedete, l'unica strada secondo me è proprio quella di cambiare la propria mentalità. Ma quante volte ci si misura se stessi, no? In base alla posizione che si ritiene di avere all'interno di una gerarchia sociale. Ci si misura guardando se la nostra macchina è più lunga di 5 centimetri rispetto a quella del vicino, se siamo andati a fare delle vacanze in un posto più esotico, se di qua, di là, di su, di giù l'erba del giardino nostro è più verde di quell'altra, no? Allora, se ci si mette in scala, poi che cosa si può pretendere? Che cosa si può pretendere? Il risultato, il modo di pensare collettivo, è la somma dei modi di pensare individuali. Noi abbiamo una gran possibilità nei confronti noi di ciascuno di noi, ma provate a pensare come cambia il nostro metro di valutazione. Pensiamolo sulle cose semplici, no? Mettere la macchina in seconda fila. Se la mette qualcun altro che ci chiude la nostra, è una cosa che non sopportiamo. E però ci giustifichiamo perché chissà quante ne possiamo trovare, se quel comportamento lo manteniamo noi. Perché c'è il bambino malato e non c'è posto davanti alla farmacia, bisogna andare a prendere la medicina, perché ci si era fermati soltanto per andare a comprare il giornale, poi cosa ne sapevamo noi che avremmo incontrato un amico che non vedevamo da un sacco di tempo e quello ha cominciato a parlarci delle sue disavventure coniugali e allora è passato un quarto d'ora e cosa voleva quello là che strombazzava, che non poteva uscire, pace perché... Ma proviamo a pensare al comportamento diverso che teniamo rispetto a un passaggio pedonale a seconda che stiamo guidando una macchina o stiamo attraversando.
poi ci sono anche le persone che sono estremamente rispettose, che cercano in tutti i modi di non mettere la macchina in seconda fila, che magari riescono a non metterla, che se la mettono sono lì con un occhio che... Guai, ci sono quelli che fanno passare sempre i pedoni e via dicendo. Però tantissime volte si verifica esattamente il contrario. Questo discorso del barbiere sulle tasse, che è molto più difficile da comprendere, perché le resistenze sono maggiori, e riguarda la stessa materia, uguale precisa identica. Riguarda il fatto di mettersi in relazione con le regole in un modo diverso da quello degli altri, di scegliere la società verticale. E allora, se la scegliamo noi, poi non possiamo lamentarci che il pensiero sia quello e che il pensiero, lo stesso pensiero, si ritrovi un pochino dappertutto necessariamente. Ci sono altre domande? No, quel signore là. Vabbè, prima. Sì, una delle scelte fondamentali compiute dalla Costituzione per dare concretezza al principio di uguaglianza è l'obbligatorietà dell'azione penale. Allora, succede che i magistrati debbono perseguire obbligatoriamente tutti coloro che compiono dei reati, possono imbattersi fra costoro anche in, diciamo, nella politica. La politica non vuole essere giudicata e quindi si crea un effetto di destabilizzazione. Ora c'è chi suggerisce: ma perché non togliere l'obbligatorietà dell'azione penale? Lei cosa ne pensa? C'è qualcuno di voi che pensa di individuare le ragioni per cui il legislatore ha reso obbligatoria l'azione penale? Non è quella la ragione, c'è un pochino anche di quello, però l'azione penale potrebbe essere non obbligatoria, nel senso di dire, a seconda delle situazioni generali ed astratte, no? Cioè non favorisco questa persona, ma situazioni generali ed astratte. Il motivo effettivamente è un motivo più sistematico, c'è anche quello indubbiamente. Voi sapete, la responsabilità c'entra molto in questo senso. Voi sapete che perché lo Stato sia uno Stato di diritto e non sia uno Stato in cui esiste un potere che fa quello che vuole, è necessario che i poteri siano divisi. È quindi necessario che la magistratura sia indipendente dagli altri poteri. Cosa ha pensato di fare il legislatore per garantire questa indipendenza? Ha pensato, se l'azione penale è discrezionale, il pubblico ministero ha una facoltà di scelta, può scegliere se agire o non agire. E se però sceglie, allora deve essere responsabile della sua scelta. E per essere responsabile bisogna che ci sia qualcuno nei confronti del quale è responsabile. Potrebbe essere il Parlamento, potrebbe essere il governo, potrebbe essere quel che è. Però se dovesse rispondere a qualcuno, allora non sarebbe più indipendente. E allora cosa ha pensato? Magari anche inconsapevolmente, ma non credo. Ha pensato... per evitare che il pubblico ministero dipenda da qualcuno è necessario che non abbia la possibilità di scegliere. Tutte le volte in cui riceve una notizia deve portarla davanti al giudice, questo vuol dire che l'azione penale è obbligatoria. Deve portarla davanti al giudice. E se noi aboliamo l'obbligatorietà dell'azione penale bisognerà che si trovi una sede davanti alla quale il pubblico ministero è responsabile. E allora poi però la divisione dei poteri si annacqua, e annacquandosi la divisione dei poteri si corre il rischio che la magistratura nel suo complesso non sia più indipendente.
e non essendo più indipendente la magistratura, saltano i cardini della nostra Costituzione. Allora, se esiste un problema, perché poi bisogna porsi di fronte alla concretezza delle cose, se esiste un problema collegato con l'obbligatorietà dell'azione penale, nessuno dice l'azione penale obbligatoria non va bene perché il principio è sbagliato, no? Dicono tutti, l'obbligatorietà dell'azione penale è irrealizzabile e quindi succede che poi i magistrati fanno un po' quello che vogliono. E allora sarebbe il caso di disciplinare questo far quel che vogliono attraverso dei criteri secondo i quali l'azione penale sia esercitata discrezionalmente. Ecco, io invece farei esattamente il ragionamento opposto. Vediamo che cosa impedisce, se è vero che è così, perché secondo me magari un pochino sì, ma non come viene presentato. Se è vero che esiste un problema ad attuare effettivamente l'obbligatorietà dell'azione penale, vediamo un pochino di porre rimedio a quello, no? Di fare in modo che questo principio funzioni, che questa disposizione funzioni effettivamente. E le strade ci sarebbero per far funzionare effettivamente il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Però si fa, secondo me, proprio generalmente il contrario. Ormai non c'è più una legge che non preveda una sanzione penale. Se le sanzioni penali si moltiplicano così incredibilmente, poi va a finire che si fa fatica a starci dietro, che diventa impossibile. Ma quanti comportamenti potrebbero essere contenuti attraverso delle strade diverse rispetto al processo penale? Secondo me è assurdo tante volte. Una persona, per dire, no? Primo esempio che mi viene in mente. Una persona ha un balcone, lo chiude con una vetrata fissa. È aumento di volumetria, è un reato. E si fa un processo. Tutti che stanno pensando, io cioè, no, no. Speriamo che non se ne accorga nessuno. Nessuno nelle funzioni delle sue. Si fa un processo. Che vuol dire? Prima le indagini. Il pubblico ministero che deve scrivere il decreto, che, cioè l'imputazione, poi il decreto, si dispone il giudizio e si occupa un giudice, e poi si può fare appello e poi si può andare in Cassazione. Una roba costosissima. Sarebbe sufficiente dire, non mi importa assolutamente niente di chi è la colpa. C'è quella roba lì, la togliete. La si toglie, chi l'ha fatta la toglie, il proprietario su cui che si giova di questo aumento di volumetria lo toglie, e poi siccome ci ha scomodato, perché ci siamo dovuti accorgere, ha scomodato la collettività, ci siamo dovuti accorgere, gli abbiamo dovuto dire guarda che non puoi farlo, la devi togliere, abbiamo dovuto verificare che se è stata tolta oppure no, eccetera, non perché è colpevole o non è colpevole. Per tutto il disagio che ha dato alla collettività, oltre a togliere la veranda che non doveva esserci, e poi paga alla collettività il suo disturbo. Basta. E non sarebbe necessario un processo penale per fare tutto questo, no? E chissà quanti altri esempi si potrebbero trovare. Com'è? E quando non lo toglie paga il condono. No, adesso quando non lo toglie va a finire che paga il condono. Però se fosse obbligatorio toglierlo e non esistessero alternative, lo toglie e basta. Quando non lo toglie, cioè questo, se oggi le verande sparissero, e allora sarebbe un discorso, ma oggi le verande non spariscono, no? E quindi non dimostrerebbe. Altre domande? Questo, dopo arriviamo anche da lei, facciamo qua e poi lei. Volevo un suo parere, si dice che i cittadini sono tutti uguali e devono avere uguali diritti, allora è giusto che la gente che ha posizioni di potere abbia gli stessi diritti di un cittadino o non debba invece osservare, voglio dire,
abbia degli obblighi superiori. Per esempio, si dice che il comportamento privato di una persona che esercita una funzione pubblica di un certo tipo non è importante perché è privato da quello che lui fa pubblicamente. Ma una persona che mi fa una regola e mi dice che questa regola qui può essere morale o può essere penale, e poi dopo in privato la disattende, io non posso assolutamente dargli il permesso di scrivere regole. Ecco, chiedevo se è giusto allora che questo loro vantaggio che hanno di potere, visto che non è una cosa che vengono obbligati a farlo, ma siano tenuti invece ad avere obblighi superiori. Hanno vantaggi, ma devono avere anche responsabilità superiori. Perciò il reclamare questa loro uguaglianza di cittadini con gli altri e nello stesso tempo la loro alterità, voglio dire, per la posizione che occupa, mi sembra una cosa che non sta in piedi. Ecco, volevo sentire se dal punto di vista costituzionale o cose è una cosa giusta, insomma. Beh, secondo me non è che si tratti di obblighi diversi dagli obblighi degli altri cittadini. Io credo che perché uno Stato di diritto, una democrazia funzioni, sia necessario che certe informazioni siano conosciute da coloro che poi esercitano il loro diritto di scegliere i rappresentanti, no? Però si tratta di notizie che devono essere di interesse pubblico. Se un parlamentare si mette le dita nel naso, insomma, sono un po' fatti suoi. E allora, se esce una notizia che il parlamentare è stato redarguito dalla moglie perché diceva, insomma, per telefono, ma basta, io non ne posso più che ti metti le dita nel naso, no? Allora quella notizia, secondo me, dovrebbe rimanere riservata. E invece è diverso per quel che riguarda le notizie, le informazioni utili ai cittadini per fare le loro scelte. Però lì non si tratta, vede, di obblighi maggiori di un cittadino rispetto agli altri. Si tratta di una relazione, di una connessione rispetto a quello che si fa, no? Allora, se uno sceglie di rappresentare altri cittadini, ha poi l'onere di farsi conoscere. Non è una diversità di diritti e di doveri, è un onere relativo al fatto che si sia scelta di fare una cosa. Perché, vedete, non è che uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge vuol dire essere gli uni fotocopie degli altri. Vuol dire che a pari situazioni si ha la stessa risposta. Essere uguali di fronte alla legge vuol dire che se si ammala il Presidente della Repubblica e la persona più povera, hanno ugualmente diritto di essere curati. Vuol dire che se un bambino a 6 anni, non importa il colore della pelle, non importa da dove viene, non importa se i suoi genitori sono regolari o irregolari, ha diritto a istruirsi. Però non ha diritto a istruirsi uno che ha 65 anni, ormai sono un po' fatti suoi. Se ha bigiato la scuola da 6 anni a 24, sono fatti suoi e non possiamo dire per questo che non ha il diritto all'istruzione, no? Uguaglianza vuol dire parità di condizioni nelle stesse situazioni. E allora non è una contraddizione il fatto che esistano degli oneri maggiori. L'onere è diverso dall'obbligo. Uno, se vuol fare una cosa, ha l'onere di rispettare anche quello che specificamente riguarda quella cosa. E poi allora viene in conseguenza una limitazione di un diritto che invece gli altri hanno. Una persona privata ha diritto che sia riservata a tutta una persona che non ho detto privata, vuol dire una persona che non esercita pubbliche funzioni, ha diritto a avere una riservatezza completa della sua vita.
perché non esiste un interesse pubblico. Una persona che esercita una funzione pubblica, questo diritto alla riservatezza completa ce l'ha un po' limitato. Limitato dall'esistenza però dell'interesse, nei limiti dell'esistenza dell'interesse pubblico. E però sembra che invece non tutti condividano adesso questa impostazione. Signore, in fondo, alzi la mano. Va bene. Forse non becca però il segnale. Oi. Non funziona perché non c'è il segnale. Si sente? Si sente benissimo. Chiedo scusa. D'altronde, se fossi dovuto venire lì, saresti andati a letto alle 2, per cui è meglio che siano venuti loro. No, io, dottor Colombo, volevo chiederle un parere. Sono preoccupato da un dato, che è questo. E noi rischiamo, sul principio della legalità, di datare la storia del nostro paese prima e dopo il signore di Arcore. E in realtà penso che, per quanto riguarda il principio della legalità, le origini di quello che chiamiamo un basso senso e un basso profilo di realizzazione della tutela dei diritti delle persone, della società orizzontale, mentre un alto profilo di tutela di quella che è la società verticale, in modo anomalo e illegale, si è iniziato nel nostro paese prima, molto prima. Basta vedere gli effetti devastanti del voto di scambio, che per anni ha rappresentato la via del consenso nel nostro meridione e non solo. Dico questo perché io, che sono una persona di sinistra, io sono di sinistra democratica, lo dico così sgombro il campo da qualsiasi dubbio di difesa nei confronti del nostro Presidente del Consiglio, ho il timore e la paura che ci sia proprio questa sorta oggi di catarsi berlusconiana nel attribuire tutto quello che non funziona. Indubbiamente questa nuova realtà, questo modo anche di proporsi, secondo me rappresenta nell'evoluzione fenomenica la degenerazione, ma indubbiamente noi abbiamo un cancro iniziale che forse risale molto prima. Questa è una riflessione che secondo me è utile fare, anche perché noi dobbiamo riappropriarci di un senso della legalità, un senso del diritto e un senso dello Stato forse, se lo confiniamo in un contesto storico molto ristretto, rischiamo di perdere di vista. La ringrazio. No, dunque, la domanda che cos'è? No, non ho mica capito. La domanda è se condivide, visto che lei prima ha parlato di fra le righe di giusnaturalismo e di giuspositivismo. Io dico che in Italia noi forse abbiamo nella società fondato una terza corrente di pensiero filosofico, che è il giusopportunismo. Proprio perché c'è un principio della non conscienza, proprio c'è un basso profilo di senso civico che ci porta a far sì che tranquillamente paghiamo 10.000 lire il barbiere e ce ne infischiamo se non ci fa la fattura. Sì, ma no, ma io credo, ma mi sembra di dirlo, cioè di provare a dirlo, io credo, almeno spero che nel libro sia molto chiaro, più chiaro di quanto lo si possa dire con le parole. Secondo me,
la responsabilità del fatto che in Italia la legge non è uguale per tutti è dei cittadini. È dei cittadini. Tutto il resto viene dopo. Se io fossi convinto del contrario, ma perché andrei in giro a parlare con i cittadini? Magari avrei avrei continuato a fare il magistrato, avrei, chi lo sa, pensato di candidarmi al Senato o alla Camera, perché se uno pensa che le difficoltà stiano all'interno di settori, no? Se pensa così, cerca di andare a risolvere lì. E perché vado in giro a parlare con le persone? Perché la mia convinzione profonda è che quel che non funziona è la relazione tra i cittadini e le regole, e queste regole, e le regole della Costituzione. Quella che funziona benissimo, la relazione tra i cittadini e le altre regole, quelle della società verticale, dove uno può e l'altro non può. Anzi, generalmente parlando, perché non è così per tutti, e credo che sia così abbastanza poco qui, anche se io non faccio delle domande a proposito delle fatture degli idraulici o degli elettricisti, e non le faccio apposta, perché non vorrei così, o degli scontrini del bar, o di tutte queste cose qua, o se succede un incidente in macchina, le strade per essere rimborsati comunque, tutte queste cose, io non voglio fare delle domande dirette, però credo che ci intendiamo, no? Con le regole della società verticale, la relazione è una buona relazione. E perché è una buona relazione? Ripeto, perché si è persa l'esperienza, perché si guarda soltanto al giorno dopo, perché si ha paura di essere liberi, perché non si riflette sulla sicurezza, tutte queste cose qua. Però sono i cittadini, perché i rappresentanti che siedono in Parlamento sono stati eletti dai cittadini, e non si può dire che i cittadini siano soverchiamente distratti, no? Adesso noi possiamo raccogliere ancora due domande, a me dispiace, ma il dottor Colombo... No. Però lo dirà sempre, altre due domande, fino a quando non ve ne siete andati tutti. Prego, se quel signore Massimo l'hai visto. La mia sarà brevissima, io sono un insegnante. Sì. E se ho un motivo di sconforto è questo, non tanto che i ragazzi oggi studino poco. Sì. Ma che anche in questa città, quando si arriva a parlare di regole, mi dicono sempre, lei ha ragione, però fanno tutti così. E allora sì, la domanda è questa, dobbiamo rassegnarci, perché dietro questi ragazzi che hanno 14-15 anni, hanno già capito tutto, hanno già capito come funziona? Sono i nostri figli, sono i figli delle famiglie, anche in una città come questa. E allora non voglio che lei mi conforti, le chiedo così, che cosa dobbiamo e possiamo ancora fare? Ce ne sono così tante di cose da fare, soltanto che abbiamo paura di farle. Perché fare vuol dire impegnarsi, no? E tante volte impegnarsi non ce ne accorgiamo nemmeno che ci si potrebbe impegnare. Noi, non so, ci lamentiamo della televisione. E ci lamentiamo della televisione e continuiamo a guardarla. Io dico che c'è un dito magico che ha il potere di interferire con gli interruttori, e se una cosa non ci piace, se pensiamo che sia diseducativa e così via, la si spegne, per dire, no? Io ho
delle esperienze molto positive tante volte, magari non proprio sempre con i ragazzi. Io credo che il mio compito sia molto più facile di quello degli insegnanti, che hanno un contatto quotidiano per un sacco di tempo. È difficile, molto più difficile coinvolgere, no? Comunicare passione quando, per quanto esiste anche un aspetto routinario. Però a me succede molto spesso che i ragazzi mi richiamino. Mi succede magari di programmare un incontro di 2 ore con una scuola e di dovermi fermare 4 ore, perché sono talmente tante le domande. C'è questa fame, questa voglia. Guardate che i ragazzi così come sono, chi è che li ha fatti? Chi li ha fatti i ragazzi di oggi? Non sono mica nati così, sono stati fatti questi ragazzi. Il loro modo di pensare è stato fatto da quelli che adesso sono, da quelli che sono adulti. Se si può fare i ragazzi così, magari si può anche farli, è inappropriato questo termine, dargli la possibilità di riflettere in un altro modo. Noi, anche lì, io lo so che è difficile, è molto difficile, e non vuole essere il mio rilievo inteso come una colpevolizzazione o quel che l'è. Però guardiamo alla nostra di responsabilità. I ragazzi dicono sì, lei ha ragione, però fanno tutti così. E lei gli risponde, sì, fanno tutti così, tra un po' non ci sarete più perché scoppia il mondo. E però per dirgli che scoppia il mondo bisogna dargli dei dati. Bisogna farglielo vedere. E allora bisogna, cioè, non è che sono, io, è necessario proprio fare, è necessario impegnarsi. Quante, a me piacerebbe così tanto per certi versi insegnare. Tirar fuori le cose dalla materia. Io sono convintissimo che non bisognerebbe insegnare né legalità né educazione civica come materia specifica, ma che ci sono le opportunità per insegnare queste cose insegnando la propria materia. Adesso, per dire, in seconda media in una scuola di Milano, io ci sono stato più volte, in seconda media i bambini, i ragazzini, la seconda media secondo me è la classe ideale, è l'età ideale, hanno fatto con la loro insegnante di lettere, hanno recitato, hanno organizzato, oh Gesù, come sono stanco, guardate, sono proprio troppo stanco. L'Antigone. I ragazzi hanno recitato l'Antigone. Voi l'Antigone lo sapete più o meno cos'è, ma ormai mica tanto, perché l'avete fatta, se l'avete fatta qualche, un po' di anni fa, no? È quella storia di una ragazza. Siamo nella Grecia, non di oggi, di quella ragazza che ha 2 fratelli. E a un certo momento scoppia una guerra, un fratello sta con coloro, con la sua città, quell'altro invece combatte contro la sua città. Allora c'è il governatore di questa città, il principe, il capo di questa città, che emana un editto e dice: chi combatte contro la sua città, quando viene ammazzato, se viene ammazzato, non si può seppellire il cadavere. Quello che combatte contro la città viene ammazzato, e la sorella dice: no, c'è una legge che sta prima degli editti di qualsiasi sovrano, che è la legge degli dèi, che dice che tutti devono essere sepolti. E siccome la sanzione per chi seppellisce un traditore è la pena di morte, lei, almeno simbolicamente,
procede alla sepoltura e viene condannata a morte. E allora questo è il conflitto tra la legge non scritta e la legge scritta, tra il diritto positivo e il diritto naturale, tutte queste robe qua. Ma ce ne sono 100.000 di occasioni. Se magari invece di far leggere sempre, poi insomma ci sono anche dei limiti che riguardano i programmi, e allora non diciamo invece di far leggere. Se magari si facesse leggere una cosa che mi viene in mente così, perché dovremmo leggerla tutti? Quella dozzina di paginette che ha scritto Dostoevskij nei Fratelli Karamazov, La leggenda del grande inquisitore. Quanto si capirebbe a proposito proprio della libertà, che sono ormai diventati dei termini vuoti, però sono diventati dei termini vuoti anche perché noi ci abbiamo messo del nostro, noi, per farli diventare dei termini vuoti. E allora proviamo a rimboccarci le maniche e a fare, senza pensare che il risultato arriverà domani, ma per carità, ma questo qua è un altro limite incredibile nostro, no? Imperfetti come siamo, ma come possiamo fare che un cambiamento di modo di pensare possa intervenire nel giro di qualche giorno, qualche mese, qualche anno? Bisogna lavorare oggi per delle cose che magari non si vedranno neanche. Però bisogna fare, perché se no, allora basta. Sì. L'ultima, sì. L'ultima. No, avevo capito penultima. No, io condivido profondamente. Dai, chi è? Sono io. Regole in corso. Condivido profondamente il suo pensiero della responsabilità personale, dell'impegno che ognuno di noi dovrebbe mettere per cambiare questa società. D'altra parte, mi sembra di ricordare anche che comunque, in base, come sosteneva uno prima, in base al livello di responsabilità, al grado che ognuno di noi ricopre nella società, c'è anche un maggiore onere, come diceva poi anche lei, per cercare di farlo funzionare bene. A questo proposito, credo che sia stato, secondo me, una grazia di Dio, che 2 anni fa il popolo italiano abbia detto che questa Costituzione per il momento è bene che resti quella che è. Ecco. Nonostante questo, però, i nostri governanti, i nostri parlamentari, di destra o di sinistra, hanno fatto certamente una legge con la quale siamo andati a votare le ultime 2 volte, che è anticostituzionale e che non rispetta per niente i principi della Costituzione, e nel loro comportamento, nella loro vita politica all'interno del Parlamento, continuamente compiono attentati, perché la nostra Costituzione è ancora una Repubblica parlamentare e qui ci si comporta come se abitassimo in una Repubblica presidenziale o altre cose che nemmeno si sa. Quindi dico, il rispetto delle regole, se vale per me nei confronti di mio figlio, a maggior ragione e maggior onere dovrebbe valere per chi vuol rappresentare i cittadini nel rispettare la regola fondamentale che è la regola della Costituzione italiana. Quindi mi chiedo a che punto, cioè come il cittadino può pretendere che il suo rappresentante, che fra l'altro non lo elegge più perché mette in un simbolo, insomma, però insomma personalmente non lo elegge più, come può, qual è la strada con la quale potremmo pretendere che almeno loro rispettino quella che è la legge fondamentale, cioè la Costituzione. Sì, ma qui mi scusi, ma secondo me ci sarebbe da chiedere, da rispondere alla domanda. La integro un attimo solo. Sì. Esiste la possibilità per un Presidente del Consiglio che fa certe esternazioni, che dice certe cose che non stanno in piedi né in cielo né in terra, sui giudici, su qui e su là, cioè che calpesti il Parlamento? Esiste una Corte di Giustizia Europea o qualcosa a cui ci si possa appellare, o dobbiamo sopportarlo? Venga Massimo col microfono. Allora, ma lei pensa che se i cittadini italiani non avessero come punto di riferimento la raccomandazione, il familismo, la furbizia,
E tutte queste cose qua i rappresentanti sarebbero gli stessi se non avessero. Cioè io mi chiedo, ma come si può pretendere? Ma voi pensate che esista, che i magistrati, i politici possano venire da Marte? O arrivano da questa società? In un paese in cui magari non si scelgono le persone, però insomma gli indirizzi complessivi, quelli sì che si scelgono, no? Ma voi potete pensare che coloro che vengono scelti dai cittadini esprimano dei modi di pensare diversi da coloro che li hanno scelti? Ma saremmo nella schizofrenia più assoluta. E addirittura non esisterebbe nemmeno più la democrazia, perché vorrebbe dire che sono dei traditori di coloro che li hanno delegati. Allora io non vedo altra strada che quella di operare su se stessi. E cosa posso farci? Siamo esseri umani e se fossimo dei supereroi, come ci fa vedere qualche film ogni tanto, allora il discorso sarebbe diverso. Ma a noi ci dà un fastidio così tanto l'essere umani, che guai, perché un altro dei motivi per cui, poi finisco perché io non ho neanche cenato, e voi forse sì, ma io no. Non c'è mica tanto da ridere, mi viene fame a un certo punto. Dicevo... No, perché diventa lungo dare delle ulteriori così motivazioni, no? Io prima vi parlavo di come in altre situazioni si fanno delle scelte diverse, vi ho parlato di altri aggregati, ci sono delle cose che noi non capiamo nemmeno. Mi viene in mente un episodio di un signore, un italiano, che va a lavorare, fa un lavoro in Olanda, in Danimarca, in un paese di quelli lì, no? A un certo momento viene pagato, ha fatto la sua consulenza, quel che l'è, e lui scrive dicendo: guardate, così come mi avete pagato io potrei evadere le tasse, quindi vi consiglierei di usare un metodo diverso. E quelli gli rispondono: scusi, ma perché lei dovrebbe venirle in mente di evadere le tasse? E allora se il modo di pensare nostro è quello lì, poi che cosa possiamo aspettarci? Ma non c'entra l'onere, cioè, mi scusi perché sono stato irrispettoso nei suoi confronti, l'onere, qualsiasi onere esiste soltanto se è richiedibile. Allora, non può essere richiesto a una persona che è stata scelta in relazione, no, a un complesso di persone che sono state scelte in relazione a certi punti di riferimento, di esprimerne degli altri. Non può essere chiesto, perché sta nella natura delle cose. Io vi stavo cominciando un altro discorso, che è quello, questa insofferenza dell'aspettare, no? Cioè del darsi il tempo per, è perché non c'è niente da fare. Siamo degli esseri umani, siamo imperfetti, siamo limitati. Ciascuno di noi ha una data di scadenza. Qui tra 50 anni, 60, 70, se c'è qualche giovane, facciamo tra 100 anni. Tutti quelli che siamo qui adesso saremmo morti tutti. Tutti. E lei continua a ridere. Oh bella. È drammatico. In genere uno sta zitto e dice: oibò, è vero. E questa è una cosa che da una parte ci dà un fastidio incredibile, cerchiamo di rimuoverla in tutti i modi possibili e immaginabili, ma è il segno della nostra limitatezza.
E allora, se siamo così limitati, c'è bisogno di tempo per cambiare il modo di pensare. Ma provi a pensare, la schiavitù quanto tempo è resistita? E poi a un certo momento è stata vietata, è stata abolita. Ma ci sono voluti secoli, millenni ci sono voluti. Perché le donne potessero votare? Quanto tempo ci è voluto? Perché i bambini non venissero venduti? Perché era una pratica costante nel secolo XIX. Quanto tempo ci è voluto? Però sono cose che si sono verificate. Ma ci è voluto del tempo. Lei è troppo impaziente. Grazie. Prego. Prima di salutarci e ringraziare ancora una volta il dottor Colombo, volevo ricordare due cose. La prima, che questa scuola di etica e politica, che è iniziata nel mese di febbraio, se non sbaglio, Gianluca, e finisce oggi, vi è un altro appuntamento venerdì, che ha dato e ha visto la partecipazione di tante persone, segna, a mio avviso anche qui, un importante passo, cioè come con piccole risorse e direi con la disponibilità di tante persone si sia riusciti a fare una bella cosa. E l'altra cosa è, parafrasando Serra in un bel editoriale di ieri su Repubblica, diceva che in questo paese sempre meno persone si pongono la domanda: questo comportamento è lecito o illecito, è giusto o sbagliato? Tecnicamente, ritornando all'idea di scuola di etica e politica, questa è l'etica: domandarsi se un atto, specie se compiuto da noi stessi, è giusto o sbagliato, nei confronti di noi stessi, ma aggiungerei anche nei confronti con gli altri. Per cui questo è un po' il testamento di questa esperienza di scuola etica e politica, che continuare a domandarsi se una cosa è giusta o sbagliata, se il comportamento risponde a questa domanda, avremo fatto qualcosa di positivo. L'altra cosa, vi ricordo che queste iniziative sono registrate, gli ospiti della scuola.